visto questa presentazione del tuo libro che diciamo ecco fa scoprire da Napoli sempre più misterioso e affascinante. Fra i tanti tesori di Napoli c'è il tesoro di San Gennaro con una tradizione secolare. Ora accendo l'attenzione del quotidiano, la cronaca. Tu che sei un esperto di Napoli, che ne pensi di questa vicenda? La vicenda è al centro dell'attenzione di tutti grazie a uno scoop del mattino che l'ha portata all'attenzione di tutto il paese. È una vicenda incredibile, paradossale e per quanto mi riguarda molto grave, perché ritenere di poter snaturare diciamo, l'origine laica del culto di San Gennaro, che si esprime attraverso la deputazione, quindi il controllo non solo delle reliquie, quindi del sangue di San Gennaro, ma anche del tesoro di San Gennaro, snaturare Una tradizione la tradizione secolare. secolare, ma soprattutto laica di San Gennaro, equivale secondo me a voler mettere le mani sul santo. Nessuno può farlo, neanche la Chiesa di Napoli, perché San Gennaro appartiene a tutti, è un santo di popolo, non di apparato, non appartiene alla Chiesa di La cosa Napoli. che sconvolge è un'operazione che parte dallo Stato, È un'operazione che parte dallo che Stato, il problema è capire perché è arrivata allo quindi. Stato, perché è difficile che il Ministero dell'Interno all'improvviso si svegli e tra i tanti problemi che ha il Ministro Alfano è difficile pensare che ci sia Un'ennesima anche il violenza dello problema. Stato centralista sul sud No, no, noi in questo caso che. penso di no, penso che, come dire, il fascicolo sia arrivato sul tavolo del Ministero perché qualcuno, come dire, lo ha raccomandato, lo ha sollecitato, lo ha sponsorizzato, ma immagino e credo che le pressioni, per così dire, siano partite da Napoli e non da Roma. Va bene, grazie. Grazie a voi.